La nomina di Amy Coney Barrett alla Corte Suprema continua a tener banco negli Stati Uniti. Decine di persone sono scese in piazza a Washington per difendere la scelta della giudice, fervente cattolica, conosciuta per le sue posizioni conservatrici, contro chi si oppone e la vede come un disastro per i diritti delle donne. Ci sono milioni di donne là fuori come me e come la mia organizzazione che credono nella Costituzione e vogliono una Corte Suprema composta da giudici che rispettino la legge e non che la facciano. E questo è ciò che Amy Coney Barrett si è impegnata a fare. Contemporaneamente nella capitale e in altre città statunitensi migliaia hanno protestato contro la nomina della Coney Barrett e più in generale contro il sistema. Onestamente la rispetto come donna, ma in fin dei conti l'ultimo desiderio in punto di morte della precedente giudice, Ruth Bader Ginsburg, è stato quello di aspettare a nominare il suo successore dopo l'insediamento del presidente. E penso che questo sia quello che dobbiamo fare. Questa è la giustizia, questo è il progresso. La Commissione Giustizia del Senato americano voterà la nomina di Coney Barrett alla Corte Suprema giovedì, a meno di 2 settimane dalle elezioni.